Benvenuti alla lezione La neuroscienze del cibo. In questo modulo entreremo nei dettagli sulle neuroscienze applicate al comportamento alimentare. Neuroscienza è quella parte della scienza che studia come funziona il cervello e, come puoi immaginare, è stata applicata a molti settori. Il cibo è sicuramente uno dei più interessanti perché il comportamento alimentare è delicato. In questo caso parleremo di come applicare la conoscenza delle neuroscienze ai ristoranti, agli hotel e come ristrutturare la tua offerta gastronomica grazie al supporto delle neuroscienze. Prima di tutto c'è una cosa molto importante. Il cibo, lo stimolo visivo del cibo, quindi osservare il cibo, attiva una parte molto importante del cervello che si chiama il sistema di ricompensa, che è formato dal nostro atto, dalla vista e la corteccia orbita. Queste aree sono attivate da tutte le attività piacevoli, cioè tutte le piacevoli attività attivano questo sistema di ricompensa. E ci sono studi molto interessanti, per esempio c'è una meta-analisi, che è una raccolta di studi di Tang e collaboratori. Ha dimostrato che gli stimoli visivi del cibo attivano aree simili a quelli legati alla dipendenza. Questo è il punto. Molti tipi di alimenti creano attività che sono correlate alla dipendenza da un punto di vista cerebrale. Il nostro cervello ama il cibo. Ciò che è più importante da dire è che è un'altra ricerca di Pinelli e collaboratori del 2020 dimostrano che ci sono dei tipi di cibo che creano questa connessione, questa attività cerebrale molto di più, che creano una sorta di dipendenza più forte. E questo tipo di cibo è il cibo ad alto contenuto di calorie, grassi e zuccheri. Non di certo è il tipo di cibo più sano e sostenibile. C'è una ragione evolutiva, ed ovviamente è la sopravvivenza della specie. Per la sopravvivenza era molto più importante mangiare questo tipo di cibo ad alto contenuto calorico di grassi e zuccheri. Ma oggi, in un'epoca in cui abbiamo un accesso più vasto a una varietà di cibi, è molto importante regolamentare questo aspetto verso opzioni alimentari più sane e sostenibili. Quindi dobbiamo usare questo tipo di conoscenza per riorientare l'attenzione dei nostri clienti anche a un punto di vista di sostenibilità, opzioni più sane. Oggi non viviamo più nel passato, abbiamo una grande varietà di cibi e dobbiamo insegnare alle persone a riconoscere il buon cibo, che è una sfida perché oggi la produzione alimentare, la trasformazione del cibo, sono molti aspetti che noi dobbiamo considerare. Per fare questo le neuroscienze utilizzano una tecnica chiamata BOD, che è Blood Oxygen Development. Quindi un modo per studiare dove si muove il sangue nel cervello, per capire quali aree vengono attivate di più durante il tempo. Durante, dunque, la prima cosa importante da fare, che deve applicare in un ristorante, in un'organizzazione di un hotel, con relazione al cibo, è quello di utilizzare gli stimoli di cibo. Devi capire come e quanto e in quali condizioni, ma devi capire che gli stimoli visivi del cibo cattureranno l'attenzione del cliente e si colleveranno al tuo ristorante. Puoi farlo in diversi modi, alcune persone per esempio utilizzano direttamente gli stimoli visivi del cibo nel menu, ma non sovraffollare il tuo menu di immagini, perché questo sarà una distrazione. Devi essere anche molto attento, perché a volte il cibo, le immagini del cibo sono rappresentate in modo diverso dal piatto reale, quindi puoi avere questo squilibrio rispetto a ciò che vedrà il cliente nel menu e che cosa mangerà. Quindi quello che io suggerisco è di bilanciare molto bene l'uso di immagini. Un'altra cosa che puoi fare è ad esempio testare gli stimoli visivi nei menu digitali. Il coronavirus ha cambiato molte cose, una di queste è l'uso massiccio dei menu digitali. Io vi consiglio di usarli, ma non solo per l'impatto ambientale, perché risparmi carta, ma in quanto non solo favorisce l'emissione di ossigeno, in quanto lo stesso menu dovrebbe essere stampato e tutto, ma anche perché un menu digitale ti permette di testare quali immagini e parole saranno più efficienti sul tuo cliente. Attraverso il digitale puoi studiare le reazioni e le selezioni anche lo statistico. Un altro modo di mostrare il cibo è usare cibo vero. Mi puoi farlo esponendo il cibo direttamente all'ingresso. Ad esempio potresti avere uno spazio con verdure, o ci sono per esempio delle steakhouse che mostrano esattamente quale pezzo di carne verrà cotto già sin dall'inizio. In alcuni casi lo vedi come prima cosa nel frigo, cosa riesci a vedere direttamente la qualità di ciò che vuoi mangiare. Con la piena trasparenza
E lo stesso può accadere per un ristorante di pesce. Dunque, dove posizionare il cibo? Sì, potresti metterlo in fondo al ristorante, ma non useresti, non applicheresti il vantaggio di vedere direttamente il cibo e avere un collegamento diretto tra gli ospiti e la risorsa che userai. Questo non è solo qualcosa che ci permette di soddisfare i criteri di trasparenza, ma anche qualcosa che stimola il sistema di ricompensa nel nostro cervello e che catturerà l'attenzione dei clienti, incrementando anche la loro fiducia in quello che stai preparando. Questo concetto è chiamato dal sociologo Poulain gastroanomia. Lui ha creato questo termine nel 2009. Anomia significa confusione, disordine. Al giorno d'oggi, le persone sono confuse su come il cibo è creato, prodotto, mangiato e trasformato. Quindi puoi usare la trasparenza in tutto ciò che fai nel tuo ristorante, perché andrai a migliorare la fiducia dei tuoi clienti. Questo è molto importante, puoi farlo mostrando il cibo, mostrando la cucina, ci sono posti in cui puoi effettivamente vedere le persone cucinare o in cui puoi vedere alcuni procedimenti, per esempio in Italia abbiamo molti luoghi in cui puoi vedere come viene fatta la pasta a mano e questo riesci a vederlo perché ci sono due spazi, uno dei quali in cui puoi vedere tutto il procedimento, questo di certo aumenta la fiducia. Un altro modo importante per essere trasparenti, ovviamente, è mostrare l'origine e gli ingredienti. Ad esempio, puoi menzionare l'area geografica o è ovviamente un'area vicina perché devi polarizzare l'attenzione sulla tua area rurale, ma puoi anche, per esempio, mostrare l'origine della carne. Oppure si può citare l'impresa, l'azienda agricola che la produce, così come puoi creare sinergie con altre organizzazioni situate nelle vicinanze, perché puoi creare delle attività congiunte. Una, ad esempio, una visita nell'impresa in cui puoi vedere direttamente anche il processo di trasformazione delle materie prime e come vengono prodotte. Facendo questo, porti l'attenzione del cliente direttamente sulla produzione alimentare, sei pienamente trasparente, perché vedono realmente che cosa succede. Un'altra cosa importante che ti suggerisco, anche per aumentare le possibilità di avere il cliente da te, è organizzare lezioni di cucina. Con i corsi di cucina tu non mostri solo come le cose vengono cucinate e preparate, ma insegni ai partecipanti qualcosa che si porteranno a casa e sarà un ricordo aggiuntivo della vacanza dei tuoi clienti, che rinforzerà il legame tra te e loro. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione in cui vedremo come usare le parole per attrarre l'attenzione dei clienti. Grazie.